Sono molto felice di essere qui oggi, ringrazio il Museo di San Marco, il direttore della direzione regionale Stefano Cascivo, il direttore del Museo di San Marco Angelo Tartuferi per avermi invitato a presentare questo volume importantissimo dedicato in compagnia poi di un nome tutelare degli studi sull'Angelico, un nome tutelare di questo museo e diciamo anche degli studi sul restauro, dedicato a un'opera tra le più importanti non solo, come è stato già detto, del pittore da tutti noi tanto amato, ma dell'arte occidentale tutta, la Pala di San Marco. Un'opera tanto unanimemente lodata quanto anche spesso liquidata in virtù proprio di uno stato conservativo, e parliamo naturalmente della tavola principale disastrata da energiche puliture antiche, e che però, diciamo, questo restauro lungo, laborioso, ma come sempre per l'orificio sopraffino ed esemplare, ha restituito, devo dire, ad una godibilità notevolissima. Il volume raccoglie, e lo possiamo vedere subito nell'indice, le due anime, ma non sono due blocchi separati. Direi che una delle note virtuose di questo volume è proprio quello di mettere insieme la tecnica dell'art history, che è stata ricordata prima, con la storia dell'arte più comunemente intesa, perché in realtà è un tutt'uno, e solo comprendendo la materialità, la tecnica, tutti gli aspetti anche fisici, tipologici di un'opera, si possono poi approfondire gli aspetti più propriamente storici, formali, stilistici, come quelli che ricordava prima Tartuferi, o di altro tipo. E ci siamo divisi, io e Giorgio Bonsanti, l'incarico, diciamo, di presentare, io gli studi storico-artistici, lui quelli tecnici, perché lui ha una competenza con pochi uguali in entrambi gli ambiti, ma io farò tesoro di quello che lui dirà, perché di qui a un paio di settimane presenterò, ahimè in quel caso da solo, il volume al Salone del Restauro, e lì sì che dovrò presentare in modo, spero, dignitoso anche e soprattutto gli aspetti tecnici su tutte queste operazioni complesse e che hanno dato risultati, devo dire, notevolissimi, straordinari. I quattro saggi cosiddetti storico-artistici, io anche per ragioni di tempo e di noia, insomma, non starò a dire Strelke ha detto questo e così via, quindi io ho fuso insieme i dati salienti, spero, quindi di volta in volta ricorderò questo, l'ha detto Marilena Tamassia o Christa Garner, eccetera, però insomma sarà poi occasione per chiunque abbia la fortuna di leggere il libro poter ritrovare e magari approfondire questo aspetto o un altro. Questa immagine serve intanto per vedere il prima e il dopo, quindi l'opera con questo velo un po' triste che la ricopriva, e invece questi colori, ma anche questa profondità di campo, oserei dire, con un termine più, diciamo, fotografico, che rende l'opera sì, diciamo, un relitto che, come dire, mostra chiaramente i segni di un quasi naufragio, ma allo stesso tempo un'anima che invece splende, meravigliosa. E questa, è stato ricordato prima, è la tavola principale, cioè era la parte, la magna pars, per così dire, il campo grande di una macchina d'altare che in realtà era molto complessa e che includeva
tanti altri elementi. Purtroppo l'insieme della cornice è andato smembrato, ma devo dire che rispetto ad altri complessi parecchio lacunosi, per la Pala di San Marco noi possediamo per intero la predella e in un numero che non sappiamo quanto completo, ma insomma comunque significativo, anche i santi che occupavano i pilastrini laterali. Cominciamo col dire dunque la cronologia e l'iconografia, mi sembra che i saggi aiutano, ecco, quindi non sono saggi solo da specialisti, ma da specialisti sopraffini, ciascuno poi ha approfondito alcuni aspetti, ma che hanno il merito di parlare anche al lettore medio, non solo allo specialista che sa già la bibliografia, le note, eccetera, e quindi raccontano, come è giusto che sia, le vicende di questa pala che è il punto di partenza dell'attività lunga e unica nella storia dell'arte di Fra Giovanni da Fiesole, per questa meravigliosa sede conventuale che era apparteneva ai Silvestrini, quindi a un ramo dei Benedettini, e che poi viene assegnata con una causa che addirittura viene discussa al concilio di Basilea e viene assegnata ai Domenicani osservanti di Fiesole, con lo zampino dei medici, di Cosimo il Vecchio anzitutto, che intravede nella sede di San Marco la possibilità di plasmare un'area che diverrà poi da lì in poi sempre più l'area medicea, col palazzo di Via Larga a due passi, San Lorenzo con il mausoleo di famiglia, e qui una committenza che non investe solo per quanto riguarda gli aspetti religiosi, ma come questo ambiente meraviglioso che ci accoglie dimostra, anche culturali. E infatti questa biblioteca sarà un unicum, la prima in assoluto biblioteca umanistica, quindi la Firenze di quegli anni, è banale ricordarlo, ma era da tutti i punti di vista all'avanguardia culturale, ma anche come laboratorio politico, economico, precapitalistico, sociale e così via. Assegnato dunque il convento nel 36, nel 38 e cominciati i lavori che vengono assegnati a Michelozzo di fatto quasi di ricostruzione, di una ristrutturazione radicale della chiesa del convento, nel 38 l'Angelico mette mano alla pala dell'altare maggiore. E si tratta, come è stato ricordato, di una sacra conversazione che è un termine che è invalso negli studi, forse di origine agostiniana, la nostra conversatio in Celis Est, che è di fatto una Madonna col bambino con dei santi ai lati che si immagina conversino chiaramente sui più alti sistemi teologici. Quali sono questi santi? Abbiamo alla nostra sinistra San Lorenzo, protomartire, che allude al fratello di Cosimo che morirà nel 1440, quindi a pala appena completata. Poi abbiamo i santi Giovanni Evangelista e Marco. Giovanni è anche egli un omaggio medicio, anzitutto a Giovanni di Bicci, quindi il capostipite del casato, e Marco è invece il santo della chiesa e del convento. Un altro personaggio naturalmente fondamentale in questa storia è Eugenio IV, che essendo un papa veneziano si suppone che avesse molto a cuore il luogo dedicato al santo patrono della sua città di provenienza. Invece dall'altro lato abbiamo questa triade di santi
diciamo, di frati, due domenicani, Domenico e Pietro Martire, in mezzo Francesco. Questo tema della concordia tra francescani e domenicani era molto a cuore all'Angelico, che fu il primo a rappresentare anche l'abbraccio più volte. C'è un passo della Leggenda Aurea probabilmente all'origine di questo e forse anche un'eco dantesca. E in primo piano invece, inginocchiati su questo bellissimo tappeto, abbiamo i due santi Cosma e Damiano. Cosimo dei Medici era stato, aveva un fratello gemello che però morì presto, ed erano dei nomi tutt'altro che diffusi, tutt'altro che di tradizione qui a Firenze. Cosimo lo diverrà proprio a partire da lui. E si fa ritrarre inginocchiato mentre con un gesto devoto indirizza diciamo, lo sguardo verso il gruppo sacro. Poi abbiamo questa icona splendida che è simulata, appoggiata sul primo piano, quindi a simulare con un trompe-l'œil, un effetto, anche questa è un'invenzione straordinaria, originalissima, e dietro invece questa distesa di paesaggio con un bosco vero e proprio, che poi in realtà è piuttosto un hortus conclusus, e poi un'altra invenzione destinata a grande fortuna, che è quella del sipario, quindi una teatralizzazione con le tende si sono aperte a rivelarci appunto la sacra rappresentazione, questi bellissimi festoni di rose bianche, rosse e rosa. E questo, diciamo, per quanto riguarda l'iconografia. È stato ricordato che il volume è stato preceduto nel 2008, se non ricordo male, da quest'altro, anch'esso molto bello e molto importante, segno di una storia che diciamo, è durata tanti anni, come era normale per un'opera così importante e così impegnativa, che fu curato da Cristina Cidini e dall'allora direttrice del museo Magnoli a Scudieri, occasionato appunto dal ritrovamento fortunato di questi due meravigliosi santini, che erano di proprietà di una bibliotecaria inglese, che poi insomma sono finiti, per una storia che ovviamente non è qui il caso di riassumere, in questo museo, e sono naturalmente due pezzi eccezionali, anche se uno visibilmente reca i segni di una pulitura un po' troppo energica. Questa è la chiesa di San Marco, quindi i saggi di cui io mi sono occupato, anzitutto chiariscono qual era l'aspetto della chiesa e del convento nel momento in cui l'Angelico operò, e noi possiamo vederlo in due fotogrammi, per così dire, a distanza di pochi anni. Uno scomparto bellissimo della predella, con la sepoltura dei santi Cosme e Damiano e dei loro tre fratelli minori, con Damiano che viene portato, Damiano era stato, diciamo, sepolto separatamente perché aveva accettato diciamo, la ricompensa, una remunerazione da Palladia, che i due fratelli Anargiri, cioè Medici, avevano guarito, e post mortem c'è il cammello con questo bellissimo fumetto che parla e dice: no, è stato perdonato, quindi può essere sepolto assieme agli altri, e come si vede ricomponendo i corpi, perché tutti e cinque i fratelli erano stati decapitati. E questa sepoltura avviene nella piazza che abbiamo qui vicino. E nel scomparto di predella manca ancora il braccio meridionale, quello cosiddetto dei novizi, che invece nell'immagine sulla vostra destra c'è già il primo piano, e che illustra questo notissimo codice Rustici cosiddetto, che poi racconta il pellegrinaggio di Marco di Bartolomeo Rustici in Terra Santa, ma dedicando tantissimo spazio e tantissime immagini a Firenze e quindi anche alla chiesa di San Marco. L'altare maggiore, come Strelke, diciamo, ricostruisce, era di patronato dei Caponsacchi nella chiesa silvestrina,
e c'è una epigrafe che tutt'oggi lo ricorda, trecentesca, mentre un secolo dopo quella di Cosimo dei Medici ricorda invece la consacrazione della Chiesa che avvenne il 6 gennaio, l'Epifania del 1443, data in cui si festeggiano appunto i Magi, che per i Medici diventerà poi la festa per eccellenza. C'era la Compagnia della Purificazione qui a San Marco, c'era la processione dei Magi, e naturalmente questa dimensione autocelebrativa attraverso i Magi troverà nella Cappella Medici di Benozzo il proprio culmine di lì a un paio di decenni. Com'era il presbiterio della chiesa in cui l'altare, la pala dell'angelico fu collocata? Una immagine abbastanza fedele, indicativa, ce la offre un'altra deliziosa tavoletta di Fra Giovanni, che è uno scomparto dell'armadio degli argenti, che ci mostra questo coro con la bicromia bianco-grigia, con queste paraste, i capitelli corinzieggianti, e poi quindi il linguaggio di Michele Orso, il linguaggio di Brunelleschi, e poi il coro, la parte più profonda, con queste tre finestre invece molto verticali e ad arco acuto, che in parte ancora sopravvivono e che erano appunto abbastanza in alto. Quindi questa immagine può darci un'idea. E così come ce la può dare questa pianta, che è una ricostruzione, perché mentre oggi, dalla Controriforma in poi, quasi dappertutto non esistono più i tramezzi, che più o meno a metà delle chiese separavano la zona dei laici dalla zona dei chierici, a San Marco addirittura c'era un'ulteriore divisione, quella che si vede proprio dove è la lettera C, quindi dove c'è il coro vero e proprio, che separava. Quindi la parte più vicina alla facciata era la chiesa cosiddetta delle donne, la parte dove c'è la lettera E è intermedia, quella riservata agli uomini, che forse entravano non dal lato delle donne ma appunto da un lato, da sinistra, dal chiostro, e infine il coro vero e proprio con i frati domenicani. L'altare non sappiamo se era posto a parete sul fondo, diciamo, dell'abside, o se invece era un po' staccato, questo è materia di congetture, e questa ricostruzione si basa su un noto disegno di una pianta dell'intero convento di Giorgio Vasari il Giovane, tardo cinquecentesca. A questa data, come vedete, il tramezzo era stato già abbattuto, però rimaneva ancora, diciamo, la separazione tra la navata e il coro. E c'è anche l'indicazione sull'altare maggiore, che con ogni probabilità quella è la posizione in cui c'era la nostra pala. E questa commissione era molto ambita, anche perché appunto c'era Cosimo dei Medici, il più straordinario mecenate del tempo, e quindi Domenico Veneziano, giovane ma arrembante talento veneziano, ma che, diciamo, operava soprattutto, gravitava a Firenze, ma al tempo era a Perugia, scrive a Piero dei Medici, al figlio di Cosimo, e dice: io ho sentito dire che c'è un bel lavoro, insomma un lavorio, dice, un magnifico lavorio, e ho speranza in Dio farvi vedere cose meravigliose. Avvegna che ci sono di buoni maestri, Fra Giovane e Fra Filippo, cioè niente poco di meno che Filippo Lippi e Beato Angelico. E sappiamo come è andata a finire, però questo per capire, diciamo, qual era la posta in gioco. Sull'altare maggiore c'era già un meraviglioso polittico tardogotico di Lorenzo di Niccolò, non figlio ma in qualche modo imitatore, seguace, allievo di Niccolò di Pietrogerini, una macchina d'altare meravigliosa che fu smontata e spostata a Cortona nel 1440. Siccome questa data è certa, è lì a Cortona, noi sappiamo che fu la data, diciamo, anche di conclusione della pala, un antequem, quindi la pala potrebbe essere anche conclusa nel 39.
Altra, diciamo, opera gigantesca che pendeva, come sappiamo, da quel famoso affresco di Giotto dal tramezzo, era questa croce alta 6 metri che era attribuita a Puccio di Simone. Poi Angelo Tartuferi, tra gli altri, ha, diciamo, precisato che non è Puccio di Simone, e ora sappiamo anche che è datata 1339 e che attualmente è in restauro all'opificio. No, non è. Insomma, finita, ma la devono riportare. Ah, ok, è finito il restauro in attesa. Ok, ok, però diciamo quello che è interessante è che al tempo in cui vengono fatti i lavori micheloziani e viene messa la pala dell'Angelico, già non era più sul tramezzo, ma era su una parete della navata. Ecco perché si è ipotizzato che questa piccola icona fosse supplisse in qualche modo sull'asse centrale, perché con questo doppio tramezzo è chiaro che tranne i frati che se la potevano guardare da vicino, gli altri la potevano vedere solo sull'asse centrale e ovviamente da lontano. Quindi c'è un asse liturgico che ovviamente è incentrato sul Cristo incarnato, bambino in braccio a Maria, e sacrificato sulla croce nella icona simulata. Questa è Vasarin, una delle tante lodi tributate a questa pala. E un'altra cosa che sappiamo dalle fonti, dalla cronica della Pacini, è che questo altare era lapideo e policromo, per cui Christa Gartner, se non ricordo male, ha illustrato questa predella di Benozzo, dove c'è una mensa appunto rinascimentale con questi cerchi e a intarsi, per avere un'idea di come poteva essere, mentre questo è il retro con 7 assi di pioppo, le traverse e poi questi giunti a farfalla. Ma insomma, su questo lascio a chi è più competente di me. Invece l'effetto sipario è stato messo da Magnola Scudieri in relazione con dei precedenti trecenteschi, Bernardo Daddi con la cortina scolpita di Orcagna, e o scultori più recenti, la tomba capolavoro di Donatello e Michelozzo, la tomba coscia dell'antipapa Giovanni XXIII, e l'Angelico è il primo però a inserirla in una pala. E questa è una delle invenzioni in assoluto più replicate. Le riflettografie hanno consentito, e le altre indagini, di leggere le linee direttrici verso il punto di fuga, quindi è un'opera in cui la prospettiva è applicata con una sapienza assoluta, e il punto di fuga è nel centro anche simbolico, spirituale, lì nel grembo di Maria. Come vi ho accennato prima, la macchina d'altare era molto ampia e complessa. Sono state fatte varie ipotesi. Diciamo che, parafrasando Calvino, che diceva un classico, un libro che non smette mai di dire quello che ha da dire, che non finisce mai di dire, lo stesso lo potremmo dire per i classici come opere d'arte, perché questi due volumi così straordinari però non esauriscono quello che sarà il passaggio successivo degli studi, cioè provare non solo magari un giorno a riportare qui per una mostra i pezzi, essendo piccoli forse non è utopistico, ma insomma questo non spetta a me dirlo, ma poi diciamo provare a ricostruire l'aspetto, perché questi pilastrini, soprattutto mentre la predella crea pochi problemi perché è completa, c'è questo discorso delle due tavolette messe sui lati, che invece questi santini, che sono 8 con i due che si sono aggiunti, i due domenicani, non sappiamo se erano tutti sulla fronte dei pilastri o parte sui lati e parte sul fronte. Però c'è questo inventario di inizio 800 che dice diverse piccole figure di santi in piedi. Noi abbiamo un disegno di inizio 600 relativo ad un'altra grande pala dell'Angelico, quella di Bosco ai Frati,
successiva, quella che è un po' il punto d'arrivo di questa evoluzione che attraverso il corpus dell'angelico si può fare, della pala d'altare, in particolare in questo caso della pala quadra. Io ho fatto un fotomontaggio rudimentale, ve ne chiedo venia, per avere un'idea, perché diciamo che le palle medice da qualche parte dovevano essere, sono ancora oggi sul tappeto. Queste sono invece le 7 tavolette frontali della predella, che sono tutte dedicate alle storie di Cosma e Damiano, tranne quella centrale. Ancora una volta il centro è dedicato al Cristo incarnato, quindi bambino sacrificato e qui deposto, ancora con il segno della croce, ma in qualche modo già proiettato verso la resurrezione. Ciascuno di questi scomparti è in sé un capolavoro assoluto, senza tema di esagerare, come tutti sappiamo. Quello centrale è stato per esempio un modello di Van der Weyden, ecco, già questo basterebbe anche a indirizzarci verso dei rapporti che furono di dare e di avere con la pittura fiamminga, come proverò anche a dire. E questa invece è l'icona, quindi l'asse centrale fortemente liturgico ed eucaristico. Questa è la sequenza completa delle storie di Cosma e Damiano, con una logica davvero albertiana, e le date non mentono. Il De Pictura, o per meglio dire della pittura nel 35, De Pictura versione latina nel 36, e l'angelico era lì ed era sensibilissimo e forse anche un po' risentito per non essere tra quei pochi eletti che l'Alberti nomina, e devo dire che l'angelico era forse uno di quelli che lo meritava di più, ma insomma credo che lo stesso Alberti si sia ricreduto, come la storia poi della loro collaborazione a Roma dimostra. E quindi questo lo vediamo per esempio nella logica della luce, che non è una luce generica ma è orientata, e quindi è da destra per la maggior parte, tranne per lo scomparto laterale che invece la riceve da sinistra. Ma insomma, tutto questo mi farebbe troppo dilungare. Vi ho segnato anche le collocazioni attuali. Le storie di Cosma e Damiano, angelico le illustra anche in un'altra pala quadrata, quella di Anna Lena, che questo volume, che è molto dibattuta in letteratura, questo volume ha aiutato un po' a rispolverarla, anche a sprazzi, ma devo dire che l'idea che possa essere una delle pale quadrate di per San Lorenzo, insomma, lo dico dopo quando mostro l'intero. Questi sono invece i santi, come vedete anche qui c'è un'applicazione proprio quasi da teorema geometrico del principio, quasi da statua colonna, dell'incidenza della luce, che come l'Alberti raccomandava, per metà l'incidenza della luce, per metà in ombra. Sono santi fondatori di ordini monastici come Romualdo per i Camaldolesi, Bernardo per i Cistercensi, a volte interpretato come Benedetto, poi c'è Antonio Abate, Girolamo, e Rocco Pellegrino, e notate anche la prospettiva nello scorciare i piedi, segno proprio della maturità stilistica dell'angelico. Lo si vede accostando ai tre domenicani un altro domenicano molto simile, che a volte era stato accostato, ma che non solo per dimensioni non è pertinente, ma poi anche Pietro Martire c'è già nel Campo Grande, ma perché, come vedete qui, i piedi sono ancora un po' inclinati come nell'angelico più giovane. E naturalmente i domenicani fanno la parte del leone. Cosimo si fa ritrarre, con questo ritratto anche quasi patetico per mostrare quanto lui fosse devoto, e poi direi che Cosimo interpreta nella pala quella figura citatissima che Alberti nomina il festaiolo, no? Colui che nella storia indica e guardi quello che, ora scusate se la ricordo male, però quello che deve mediare, quindi guarda verso lo spettatore e indica il fulcro dell'attenzione.
E Cosimo è proprio quella figura lì. È un ritratto, noi lo rivediamo 20 anni dopo, ritratto molto più paffuto e naturalmente invecchiato da Benozzo, con anche suo figlio Piero, e Strelke soprattutto sottolinea questa rivalità con gli Strozzi, che prima, diciamo, impedì Pallastrozzi che Cosimo, quando a un certo punto gli girò male, che addirittura rischiò la vita, però poi quando tornò dall'esilio da Venezia dopo solo un anno, in realtà lui questi Strozzi li liquidò, e quindi a quanto pare, diciamo, voleva per sé riproposto questo modello celebrativo attraverso i ritratti in una pala. Quindi nella deposizione Strozzi, che è stata ricordata, c'è Palla che regge appunto gli strumenti della passione, e così lui si fa inserire nella pala di San Marco. È molto bello, a mio avviso, l'accostamento, che non è illustrato, ma l'ho fatto io, l'ho inclinata solo per aiutarci, scusate se pare storta, con il Bartolomeo Ragazzi, che è un'opera di Michelozzo, che fa Magnola Scudieri, perché non solo l'Angelico, uno dei, diciamo, dei luoghi comuni che soprattutto in passato si ripetevano, ma che tutto sommato ancora un pochino sopravvive, che le figure dell'Angelico non sono ritratti, li fa un po' tutti uguali, un po' angelicate, e invece l'Angelico, quando vuole, sa essere un ottimo ritrattista. E anche perché, diciamo, il saggio della Scudieri butta più di un sassolino in questa direzione, recupera quello che è uno degli spunti su cui gli studi dovranno tornare, e cioè il rapporto con la scultura. Vasari ci dice che era il suo migliore amico, era Nanni di Banco, ma insomma nessuno è andato mai oltre l'aneddoto, e nessuno è mai andato oltre un saggio brevissimo ma esemplare come pochi altri, infatti sempre citato, di Ulrich Middeldorf del lontano 1955, L'Angelico e la scultura. Sicuramente quello è uno dei campi su cui tornare, e forse anche la mostra ora a Palazzo Strozzi, dove c'è una tavoletta dell'Angelico, un po' solleciterà questo filone. Qui vediamo le due pale, Medici e Strozzi, proprio perché anche la posizione stessa, non di palla, ma qui inginocchiato c'è, cioè Lorenzo Strozzi, sarebbe stata in qualche modo ripresa nella pala di San Marco. E tra l'altro, in tema di pale quadre, anche questa è già una pala unificata. C'era una carpenteria tardo-gotica, iniziata anche da Lorenzo Monaco, in queste peraltro bellissime cuspidi, e l'Angelico poi non volle più i pilastrini e creò una composizione narrativa unificata. Ovviamente le figure sono dei capolavori assoluti, malgrado, diciamo, i danni del tempo, il restauro ha fatto miracoli. Io qui mi permetto, a suo tempo per la mostra di Roma nel 2009, andai a ripescare questa tavoletta, molto bella in verità, ma che è uno di quei pezzi sparsi che la critica, diciamo, tranne nei cataloghi completi, non veniva considerata, che sta a Lipsia. Questo santo, Battista ovviamente tagliato, è compatibile con le dimensioni dei santini ed è soprattutto stilisticamente consentaneo alla pala, su questo non ci piove. Ipotizzarlo in connessione con la pala sarebbe possibile, a patto che gli 8 santini che abbiamo visto, tutti a fondo oro, li immaginiamo sul fronte, e sui lati ipotizziamo invece un'ambientazione architettonica a nicchia. Poi si potrebbe dire, ovviamente è meramente congetturale, e questo sarebbe l'unico sopravvissuto possibile, ma insomma tutto da dimostrare. Però, come vedete, c'è ancora tanto da lavorare. E un altro bel confronto che viene fatto nel libro è quello tra il San Francesco e il San Bernardo della Crocifissione nella Sala Capitolare, e anche qui si vede il grado di realismo in cui l'Angelico sintetizza, come solo lui era capace, la forma italiana e il realismo fiammingo.
E poi il tappeto, questo tappeto orientale, anatolico, che come è scritto giustamente in catalogo, compare già nell'iconografia soprattutto dell'Annunciazione, a cominciare dall'Annunciazione per eccellenza a Firenze, quella della Santissima Annunziata, di cui peraltro c'è una copia ad affresco tardo trecentesca anche nella chiesa di San Marco, anche lì c'è un tappeto. La Gardner von Teufel propone il confronto con questo frammento a sinistra, Strelke col tappeto di destra. Ovviamente io sono tutt'altro che un esperto di tappeti, però mi sembrano entrambi, tra l'altro sono degli esemplari antichi, contemporanei, e quindi ci possono dare un'idea di come questi oggetti, che naturalmente erano presenti, tanto più nella Firenze degli anni del Concilio, non post-Concilio, perché noi ricordiamo che Firenze era il centro del mondo in quei anni, anche e soprattutto perché fu la sede del Concilio dell'Unione delle Chiese. E queste strisce con le palle rosse, che sappiamo erano anche nelle uniche due portali della Chiesa Micheloziana che ancora oggi ci sono, e vi ho messo in alto l'architrave. L'invenzione dell'icona, come vedete, spopola, soprattutto nei Re di Bicci, che penso fa simpatia a tutti noi, perché è il classico, diciamo, se vogliamo, dilettante, ma che si entusiasma e che fa di tutto per mostrarsi aggiornato. Quindi, nei Re di Bicci io ne ho messe tre, ma ne ha fatte tante altre. E Benozzo lo rifà molto più tardi, in un modo meno letterale, cioè proprio come tabula pacis, quindi come la tavola della pace, e fa un'icona, un volto di Cristo. Ma l'idea naturalmente è quella del suo maestro Fra Giovanni. Ancora la scudieria a letto, io l'ho girata perché non si legge se non ruotandola, è scritto Eva, e sappiamo benissimo, da tante anche diciamo immagini, come questo rapporto di Maria come anti-Eva, anche Ave Maria, che è il contrario di Eva. Diciamo, i teologi ci hanno ricamato tantissimo nel Medioevo, e poi i due calici, come vedete, che hanno un chiaro valenza eucaristica, e c'è anche il richiamo a un passo di Sant'Ambrogio piuttosto interessante, che paragona i due testamenti ai due calici, un tema che all'Angelico e ai suoi confratelli stava molto a cuore. Basta l'armadio degli argenti per avere proprio un trionfo della famosa concordanza tra Antico e Nuovo Testamento. Ma il restauro ha consentito di leggere meglio anche il fondo, i dettagli, quindi c'è questo muro che circoscrive lo spazio occupato dalle figure, e quindi le figure insistono su questo bellissimo tappeto, di là si vede un lastricato, poi c'è questa cortina d'onore dietro, molto bella, da cui spuntano dei ciuffi d'erba, questi dettagli realistici. Uno dei dettagli che a me personalmente piace di più della pala, perché è quello forse meno esaltato, è la resa del paesaggio. Noi già a scuola impariamo la visitazione nella predella di Cortona, la veduta del lago Trasimeno. In qualche modo noi sappiamo che l'Angelico è uno dei primi paesaggisti della pittura italiana. Io penso che nella pala di San Marco, la resa di questa selva, sia assolutamente straordinaria, ma anche la resa del cielo striato di nubi, liricissima e poi molto profonda, per quanto il bosco sia anche simbolico, perché è poco profondo in verità, sono due o tre file di alberi, poi c'è un'altra, diciamo, cortina muraria che lo chiude, e poi dietro c'è questa cortina diciamo, montuosa, questa catena montuosa. Io ho messo a confronto con Simone Martini in basso a sinistra, Gentile da Fabriano in basso a destra, Jan van Eyck al centro, perché l'Angelico è su questa linea nobilissima di proto-paesaggisti e, diciamo, dà un'accelerata, se mi passate il termine, a questo filone. E anche qui si può vedere benissimo come era prima e come è ora, grazie ai bravissimi restauratori. L'Angelico, e qui il saggio di
Marilena Tamassia, come Angelo Tartufere ha ricordato, è molto istruttivo, non è mai solo realista, ma è sempre anche simbolico, è sempre anche teologo, e quindi è un giardino le cui piante sono, per esempio, melagrani, allusivi alla passione. Quindi l'angelico è insieme un botanico e un iconografo, per così dire, per cui ogni pianta, come peraltro nella pittura fiamminga, è simbolica rispetto alla passione, all'incarnazione, eccetera. Nell'Annunciazione del Prado, che era a San Domenico di Fiesole, un bravissimo botanico in servizio al Prado ha individuato decine e decine di specie. Quindi l'angelico non se le inventava le specie vegetali, le differenziava e le differenziava in modo molto preciso. Anche questa è una nota ulteriore di merito, come si vede, appunto, vi ho messo la striscia relativa all'Eden. Quindi l'Hortus Conclusus in qualche modo allude anche all'Eden. Poi c'è il motivo del trono architettonico con questa nicchia classicheggiante, le paraste, i capitelli, il motivo dei festoni. La mostra di Donatello si può fare incetta di questo repertorio che l'angelico utilizza da par suo, con parsimonia, con grande eleganza. E vediamo come questa linea fosse già presente, per esempio, nel trittico di Cortona, dove ancora ci sono qualche traccia di goticismo, soprattutto ghibertiana, e nel Polittico di Perugia, altra opera che ha molto oscillato nella cronologia, ma che credo sia appunto di contemporanea di fatto alla Pala di San Marco, la commissione del 37, ma è probabile che l'angelico ci abbia lavorato poi proprio nei primi anni 40. E c'è anche lì una nicchia. E qui c'è una mini carrellata, Donatello, il tabernacolo di Orsan Michele, Filippo Lippi, che intorno al 1400, anche questa è un'opera in mostra, che recepisce nel modo suo, che è un modo opposto all'angelico, dinamico, caotico, ipereccitato ed espressivo. L'angelico invece è ordinato, pausato, spazialmente domina molto meglio, diciamo, la prospettiva. E quindi vediamo Pala di San Marco, Madonna delle Ombre, Bosco ai Frati, dove c'è già l'angelico post Roma con una grandiosità nuova. Tabula quadrata sine civoris, documento infinite volte citato del 1434 sugli altari di San Lorenzo, così come li voleva Filippo Brunelleschi. Ipotesi di William Hood che la pala di Annalena sia stata fatta per un altare, appunto, della Basilica Laurenziana. E Strelke, siccome spesso la cronologia è stata, anche negli ultimi anni, spostata in avanti, quindi a ridosso anche dopo la pala di San Marco, di cui quella di Annalena sembra echeggiare, diciamo, i risultati, e Strelke che ha notato come a San Lorenzo nel 34 c'è questa, diciamo, deliberazione, però poi i lavori di fatto si fermano per una decina d'anni, e quindi la pala di Annalena potrebbe, diciamo, ha trovato il modo di salvare capra e cavoli, quindi sia la collocazione in San Lorenzo e sia una datazione subito dopo la pala di San Marco. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, però se così fosse i conti tornerebbero. Ma se parliamo di pala quadrata, non di sacra conversazione, l'Annunciazione del Prado lo è già, e lo è già alla metà, all'incirca, degli anni 20. E questa potrebbe essere addirittura la prima in assoluto della pittura fiorentina e quindi italiana, a meno che una delle Annunciazioni di Masaccio, fantasmatiche, non lo fosse, ma non possiamo saperlo. Però mi piace invece ricordare i precedenti senesi, perché questa storia della pala quadrata c'è la pittura senese del 300 e aveva gettato i semi. A sinistra Pietro Lorenzetti, il centrale del Polittico del Carmine, e a destra suo fratello Ambrogio, siamo negli anni 20 addirittura del 300, Ambrogio 1444, un'Annunciazione quadrata. Sì, poi dentro c'è una
due archetti trilobati, però di fatto è una pala quadrata. E questo è importante perché il rapporto di Angelico con la pittura, con Siena, è molto importante, anche se è stato poco approfondito fino ad ora. Io nel mio piccolo ho provato a gettare, diciamo, certi spunti. Secondo me c'è molto da esplorare, anche quindi nel fatto che la pala quadrata non sia solo un'invenzione fiorentina, ma sia, diciamo, una maturazione di certe idee che erano del 300 senese. E la cornice perduta, noi possiamo in qualche modo farcene un'idea con l'Annunciazione di Cortona. Strelke ha illustrato questa pala di Zanobi Strozzi, perché c'ha i santini nei pilastri. Ora, io una cosa che ho letto nei saggi, che anche i santini della pala di San Marco erano trilobati, ma è sicuro, perché io mi ero fatto l'idea che fossero in realtà rettangolari, e così li vedrei, quindi non come nella deposizione Strozzi e come in Zanobi Strozzi, scusate il bisticcio di parole, ma come ad esempio nel Polittico di Pisa di Masaccio, dove i santini sono appunto rettangolari tout court. E questa pala quadrata dell'Angelico fa scuola, è un'opera capitale come poche altre, ma non solo nel 400, ma nella storia della pittura europea, possiamo tranquillamente dire. Domenico Veneziano, con una finezza straordinaria, con la sua diversità, ma anche con una delle ambiguità spaziali che dal punto di vista della percezione estetica non si colgono, ma proprio perché prova anche ad andare oltre l'Angelico, ma un po' si complica la vita se si riflette sul piano di calpestio, sull'architettura. Comunque, a distanza di pochi anni, è una risposta con un altro capolavoro fenomenale. E Filippo Lippi, a sua volta, nell'Annunciazione per San Lorenzo. E qui Christa Gardner riporta un passo delle Ricordanze di Neri di Bicci, dove c'è una definizione di bottega, quindi estremamente precisa e interessante: tavola quadra all'antica, con colonne a canali, quindi scanalate, predella da pie e di sopra architrave, fregio e cornicione. Benozzo, a Benozzo viene richiesta una versione, una copia modo et forma, che in realtà una copia fedelissima non è, come tutti sappiamo e come si vede, e forse anche non lo è perché in fondo era qui, non era nella chiesa, ma la compagnia, diciamo l'oratorio compagnia di San Marco era qui, e forse Benozzo non era, diciamo, proprio un copista, era un signor pittore, e quindi è una copia libera. Allo stesso tempo si vede bene come anche il miglior Benozzo, perché questi sono gli anni subito dopo la Cappella Medici, nel disporre le pedine non ha quello stesso dominio assoluto, sublime, dello spazio che ha il suo maestro. In Benozzo c'è sempre questo effetto un po' di calca, di horror vacui, per quanto diligente e ordinato. E Benozzo a San Gimignano, questa è una delle rare pale quadrate che mantiene integra la sua carpenteria, e quindi anche questa ci può dare un'idea di quella perduta della nostra pala, anche gli angeli naturalmente. E questa è una carrellata che fa soprattutto il saggio della Gardner von Teufel sulla fortuna, quindi Filippo Lippi, Baldovinetti, Bosco ai Frati, fino alla pala di Pistoia di Verrocchio Lorenzo di Credi, anche per l'uso dell'uso combinato di architettura e paesaggio, e attenzione che proprio l'Angelico aveva inaugurato. Biagio d'Antonio in una commissione domenicana, che poi nelle singole figure c'è già forte il verrocchismo, però è chiaro che anche questa è un'opera che dipende dal prototipo del Beato Angelico. I dettagli straordinari nella lavorazione dell'oro, nella resa dei tessuti, dei motivi decorativi, e poi c'è questo globo, quindi il Gesù Bambino come cosmocrator, come signore del mondo,
e non è più il planisfero a tau, no? A quello medievale astratto, ma è un planisfero quasi da cartografo, quindi dove si vedono i continenti conosciuti e dove c'è poi la croce ad indicare Gerusalemme. E tra i dettagli che il restauro ha restituito, devo dire, in modo inaspettato, straordinario, c'è per esempio la resa dei tessuti, dei gioielli, e qui veramente si vede come l'angelico stia al passo con Jan van Eyck, il Giotto della pittura fiamminga, se mi passate l'espressione, che nel 1936 nella Madonna van der Pele, a suo modo una pala quadrata, a suo modo una sacra conversazione che stava ovviamente nelle Fiamme, che van Eyck non sappiamo se sia mai venuto in Italia, però certamente qualcosa sarà arrivato all'angelico, perché una risposta così immediata e anche così paritetica, se no sarebbe inspiegabile. E Domenico Veneziano ancora una volta risponde, verrebbe da dire, a entrambi, perché a destra è un dettaglio dalla pala di Santa Lucia dei Magni. E infine, spero, cioè, dovevo essere breve, ma credo di aver sforato, chiedo scusa umilmente a Giorgio, abbiamo gli angeli, perché uno degli aspetti che Magnolia Scudieri mi sembra accenna, sì, un'opera di splendida autografia, però per esempio l'angelo di destra ha una gravità plastica diversa dagli altri, quindi c'è questa ipotesi che lei recupera da Jan Colal di un possibile ruolo di Benozzo. E qui, diciamo, si può fare il discorso che faceva prima Angelo Tartufari a proposito della preistoria, in quel caso dell'angelico da Lorenzo Volpi. Cioè, noi dobbiamo immaginarci come un Benozzo quasi ventenne potesse dipingere a stretta collaborazione con l'angelico. Peraltro un alunnato non documentato, ma in qualche modo largamente accreditato negli studi, soprattutto poi anche nel ciclo di San Marco, Giorgio Bonsanti tra quelli che hanno fatto un'analisi molto attenta dei singoli affreschi. E infine le iscrizioni, perché l'angelico teologo, e di nuovo come Marilena Tarsia insegna, ci sono anche delle iscrizioni, per esempio sul bavero, sull'orlo della veste di Maria, tratte dall'Ecclesiastico, particolarmente belle e significative rispetto poi alla funzione liturgica che la pala d'altare aveva, e in particolare poi la pala dell'altare maggiore, e addirittura un lunghissimo passo del Vangelo di Marco che lo stesso evangelista mostra a San Giovanni. Con questo effetto, anche qui l'angelico non è solo teologo, ma è anche un maestro di prospettiva, perché guardate lo scorcio difficilissimo, ed è anche un maestro di scrittura. Per un pittore al tempo non era affatto scontato, l'abbiamo visto prima nella lettera di Domenico Veneziano, gli inciampi, e invece l'angelico certamente non inciampava, soprattutto in latino, mi viene da dire, perché addirittura poi nel 50 diventa priore del convento di San Domenico di Fiesole.